Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Oggi la partita è un pochino più interessante. Sì. Dopo il video di ieri di West Ham Atalanta su PES, oggi come promesso vi ho detto che avrei portato Real Madrid Milan su FIFA. Tra l'altro non è finita qua, perché oggi c'è anche un'altra amichevole molto interessante. Ve la pubblicherò stasera alle 9, alle 21, quindi state aggiornati. Ho cambiato angolazione rispetto a ieri perché non mi piace farmi inquadrare dal basso, e ho diminuito la potenza di Gigi perché faceva veramente troppa confusione. Quindi ragazzi, a me piace avere l'audio pulito, ragazzi, è il mio lavoro, quindi cerco di avere un audio più pulito possibile. Allora, per quelli che oggi si aspettano una partita spumeggiante, mi sa che vado un po' a deludervi, ma non per scelta mia, ma per quanto che mancano tanti giocatori sia al Madrid che al Milan. A Milan mancano Kessi, che è in vacanza dopo l'Olimpiade. Manca Kier, che è ancora in vacanza dopo l'Europeo. Cazzo, quanto cazzo ci sta in vacanza? Manca Bennacer, infortunato, così come Ibrahimovic. Mentre al Real Madrid mancano veramente un casino di giocatori. Manca Hazard, manca Isco, mancano 5-6 ragazzi. Intanto ragazzi, possiamo andare su FIFA. Squadre ovviamente aggiornate. I kit aggiornati li abbiamo però su PES. E stasera ragazzi il pronostico sarà su PES, quindi vi invito a non mancare. Questa è una veramente delle ultime battute su FIFA 21, perché ragazzi già uscirà PES 2022, penso tra un mese, poco meno o poco più. Sapete che PES esce sempre due settimane prima di FIFA. L'atmosfera è questa allo stadio di uno degli stadi di Vienna, appartiene ad una squadra che milita nel secondo campionato, nella seconda serie austriaca. Ecco qua le formazioni, anzi no, ci fanno notare che Modric è in campo, quindi avremo insomma una bella pezza al culo. Ma dopo essere sopravvissuti a Rola ieri, possiamo tranquillamente sopravvivere anche a questo essere chiamato Luka Modric. Mentre ragazzi, ecco Zinedine Zidane, famoso per la sua testatina. Tra l'altro, novità nel Milan, abbiamo due nuovi acquisti titolari, che sono Matteo Pobega e Mike Maignan, che ha preso il posto di quel pagliaccio di Donnarumma. Oltre a questo abbiamo anche giocatori come Ballo Tourette, che l'ho soprannominato così, quindi tu dovrei poi lo sentirete nominare così. Courtois in porta per il Real Madrid con Marcelo, Nacho Fernandez, Alaba e Der Militao. Queste sono le probabili formazioni: Valverde, Modric, Casemiro, davanti Rodrigo, Vasquez e Karim Benzema. Benzema è centrale, ma non vi preoccupate. Maignan in porta, Calabria, Romagnoli, Tomori e Hernandez per i rossoneri, Pobega, Tonali, Samu Kassieko, Ante Rebic, Brahim Diaz, in realtà Brahim Diaz centrale, e Leao Giroud, Tatarusano, Selemekers, Conti, Krunic e compagnia varia in panchina. Comincia a battere il Real Madrid. E sono già tipo 4 minuti e non ho ancora toccato palla. Chico Felice, non te lo faccio fare, brutto stronzo. Però vabbè, Rebic, dai, dai. Mettila nel mezzo. Gol. Maignan, che culo. Non mangi la sparata in bocca, raga. Calabria. Sì, ma se non c'è sta nessuno. È regolare, Leo. Cioè ragazzi, guardate il possesso palla. Non mi fanno prendere palla. Guardate, 67% al 36esimo. Sono più incartati delle caramelle sti qua. Brahim Diaz, c'è Leao. No, Leao non c'è. No, vabbè, assurdo, ragazzi. Assurdo. Dentro Giroud per Brahim Diaz. Dentro Ballo Tourette per Calabria. E Krunic per Pobega. Cazzo devo fare. Cioè che poi io sono, in questo momento sono uguale a quando guardo le partite, no? Cioè uso gli stessi toni, mi incazzo quasi alla stessa maniera. T'ho visto. Giroud, ecco perché non ti ho voluto. Ecco perché non ti voglio. Perché sei fottutamente lento. Leao, dai, Mettila lì, Leao, dai. 1-0. Finalmente, ragazzi, Finalmente. Triangolazione su contropiede. Ma è quello che si meritano. È quello che si meritano, ragazzi. Leao. Calcio quel destro. Angolo. Vabbè. Ma come fa? Ma che fallo di mano di merda?
che si inventa falli così, che si inventa falli così, dai, dai. Vabbè, oh, ne ha presa un altro. Finisce qua, ragazzi, questa partita veramente di merda. C'è una partita veramente cagosa. Cagosa al massimo. Secondo 1-0 di fila. Abbiamo così spoilerato il risultato dell'amichevole scorsa. Beh, immagino l'abbiate vista. Gol di Leao. Partita veramente, cioè, obbrobiosa. Alla meglio potevamo, volendo, anche chiudere con un 2-0 con quel pallonetto di Rebic, che vabbè non è entrato. Strano. Noi, ragazzi, ci vediamo stasera. Sera, perché c'è un altro pronostico e lo vedete stasera. Grazie della visione. Ciao a tutti, ragazzi.